Questa è una storia che racconta il male, no? E racconta mille facce di male. C'è qualcuno che ultimamente ne ha fatto una descrizione molto accurata, no? Ha detto che questo è come se fosse un quadro nel quale abbiamo a fuoco il male e il maligno che è Danilo Restivo, ma dietro questo quadro ci sono una serie di persone sfocate e che probabilmente purtroppo rimarranno sfocate per sempre. Ma dopo la visione di questa serie, dopo aver conosciuto questa storia, fino in fondo si va via da questo progetto con una speranza, no? Perché sì, il male ha mille facce, il male è anche molto cool, no? È anche, fa tanto appeal, siamo bombardati di storie di male, no? Gli americani l'hanno fatta, no? La loro forza, però in realtà anche il bene ha mille facce. E noi non raccontiamo i santi, raccontiamo una famiglia della provincia italiana, con tutta la loro semplicità, la loro fragilità e la loro normalità, e questa normalità è stupenda. E quindi si esce da questa storia con grande speranza ed è tutto merito di questa famiglia incredibile. Non siamo tanto abituati in questo paese a personaggi come quelli di Danilo Restivo, a messi in scena. E io credo che il lavoro che ha fatto Giulio Della Monica è un lavoro gigantesco. E quindi chiedo a tutti quelli che promuoveranno la serie, che parleranno di questo progetto, di saper scindere l'attore dal personaggio, perché Giulio è un ragazzo che fa l'attore, è un professionista e ovviamente non è Danilo Restivo, e questo ce lo auguriamo tutti, ma è un professionista, e se crederete al male che in questa serie lui tira fuori è soltanto perché è un attore bravissimo. Mi sembra il caso di non dilungarmi sull'aspetto attoriale e di lasciarlo in seconda battuta per lasciare spazio alla vera protagonista di questa serie, cioè la famiglia Claps, a Elisa Claps, interpretata da questa splendida attrice di fianco a me. E posso soltanto dire che è stato per me un onore prendere parte a questa storia, farlo insieme a un cast meraviglioso, ormai divenuti tutti amici. E mi auguro che la vedano tutti, consiglio a tutti di vederla, perché non è solo una messa in scena, e spero di essere stato all'altezza del compito. Io sono enormemente grata di aver avuto questa occasione, sia ovviamente di raccontare questo personaggio e di aver avuto la fortuna di incontrarlo, perché Irene è un personaggio, è una donna che è rimasta sempre molto silenziosa, molto discreta, molto rispettosa degli affari della famiglia. Gildo si è sempre fatto portavoce. Eppure in questa donna c'è una forza, una delicatezza, una grazia, un'intelligenza davvero straordinaria. E quindi è stato un bellissimo cammino, sono felice di averla incontrata, sono felice di aver lavorato assieme ad un cast eccezionale e ci tengo a dire che Irene, oltre ad essere una donna incredibile, è un'insegnante ed è un'insegnante molto molto brava. Quando gli insegnanti sono bravi, abbiamo la possibilità di costruire una civiltà un pochettino più sana. Per me giganteggiava la figura di Filomena, così piccola, così minuta, pure così forte. Tutto il mio percorso emotivo e professionale penso sia riassumibile in un incontro, l'unico che poi ho avuto con la vera Filomena. Filomena è venuta sul set, ci teneva a conoscermi e mi ha detto all'orecchio: sono molto contenta che abbiamo scelto te. E poi mi ha detto: metteteci il cuore in questa storia, perché noi il cuore in questa storia l'abbiamo perso. E quindi è chiaro che quello è stato il motivo che dovevamo fare tutti, andare oltre i nostri limiti di attori e cercare per una volta di vivere in maniera quanto più veritiera possibile una storia vera. Noi lì eravamo chiamati a rappresentare qualcosa e un dolore che era reale, era lì davanti a noi e non potevamo
non dimenticare questo.